di Brenta Sicuro. Oggi è il 24 di luglio e siamo a Dolo, siamo con l'assessore all'ambiente di Dolo e il sindaco di Pianiga. Iniziamo per competenza con l'assessore che ci racconta le problematiche che ci sono in questo punto nello specifico, ma anche nell'intero vostro territorio di competenza. Prego, assessore. Allora, in questo punto noi ci troviamo al confine tra Dolo e Pianiga. Questo è un canale pensile, si chiama Rio Serraglio, riceve acqua dalla zona del Padovano. In questo punto particolare l'acqua, nel momento in cui vengono fatte delle manovre da parte del genio civile, raggiunge il ciglio della strada. Questo è uno dei problemi più grossi che ci troviamo a gestire come comune di Dolo per quanto riguarda l'allarme idraulico della nostra zona. Gli interventi che sono stati fatti in questo caso da parte nostra non sono molti, o meglio, noi abbiamo potenziato le idrovore nella zona nord-ovest del comune, le idrovore liberano acqua dal tessuto urbano e gettano sul serraglio. Tuttavia questo è un canale la cui competenza spetta esclusivamente al genio civile. Durante le analisi e durante gli incontri fatti con il genio civile abbiamo ricevuto delle assicurazioni, soprattutto dopo gli ultimi eventi di febbraio, che questa zona e altre zone che sono collocate più a monte verranno particolarmente rinforzate. Tenete conto che non si apprezzerà con la telecamera, ma la sponda da quel lato dovrebbe avere uno sviluppo simile a questo. Ed è chiaro che se le manovre sono particolarmente pericolose, se la situazione di piena è particolarmente importante, sicuramente l'acqua esce da questo punto e provocherà sicuramente dei problemi su Dolo, ed essendo l'acqua molto democratica provocherà problemi a tutti. Quindi la nostra azione è stata questa, è stata quella di aver creato un piano delle acque nel 2011 e di aver continuato a sviluppare i temi che erano stati evidenziati con il piano delle acque con tutti gli attori del caso. Noi ci troviamo con cadenza trimestrale con tutti gli attori che si occupano di idraulica nel nostro territorio, in particolare con il genio civile, con il quale abbiamo condiviso tutte le questioni legate alla gestione del serraglio e alla gestione del naviglio, che sono quelle che ci interessano di più nei rapporti con questo ente sovraordinato. Tenete conto che il nostro piano delle acque è stato redatto direttamente dai consorzi di bonifica, quindi non abbiamo inteso dare degli incarichi chissà dove a chissà chi, ma abbiamo inteso creare un collegamento molto importante con il gestore dell'acqua, che interviene sia in caso di piena sia in caso di mare. È importante dire questo, mi interessa soprattutto la questione delle piene, e quindi abbiamo chiesto una forte sensibilizzazione da parte del consorzio di bonifica su questi aspetti. Abbiamo iniziato un colloquio molto importante con le associazioni di categoria, con le associazioni agricole, e con loro stiamo tentando di creare una tavola, in parte l'abbiamo già fatto, nel senso che in collaborazione con il comune e con i consorzi di bonifica interessiamo i singoli agricoltori affinché seguano la loro parte di competenza, perché buona parte dell'assetto idraulico è legato anche ad una manutenzione da parte dei privati. E anche questo è un ottimo risultato, credo, che stiamo ottenendo grazie ad un piano delle acque che continua a svilupparsi. Non è solo una cartina che fa emergere le criticità idrauliche, ma si dà anche degli indirizzi per poter fare grandi interventi, i classici interventi milionari. Ci consente di incontrare costantemente gli operatori, ad esempio in questo caso il genio civile, al quale abbiamo presentato più volte la questione, ripeto, ci hanno assicurato che verrà data una soluzione a questo problema, banalmente aumentando l'originatura su questo punto, e con tutti gli operatori che troviamo sul caso. Questa è stata la nostra azione, iniziata all'inizio del nostro mandato nel 2010, la stiamo proseguendo anche in questa fase terminale della nostra mandato. Credo che questo piano di acque sia anche un piano dinamico, nel senso che non può fermarsi oggi, fotografare una situazione e rimanere fermo, perché le situazioni si evolvono, le problematiche cambiano. La dinamicità è proprio data dal fatto che ogni 3 mesi si siedono allo stesso tavolo, Protezione Civile, i 2 consorzi di bonifica che insistono sul nostro territorio, e il genio civile regionale, la provincia che ci governa e che ci ha aiutato nella redazione del piano di protezione civile, il piano delle acque, e naturalmente anche tutti vengono invitati regolarmente anche gli amministratori del comune di confinamento, perché naturalmente, come si diceva all'inizio, l'acqua
assai democratica. Sì. E quindi in questo caso purtroppo. Purtroppo, e purtroppo. Per fortuna c'è stata una fortissima sensibilità da parte di tutti. Direi che l'avventura del Piano delle Acque ci ha consentito di eliminare magari anche aspetti di appartenenza politica o partitica, cioè è troppo forte l'allarme che dà la piena per iniziare delle divisioni tra colorazioni di centrodestra e di centrosinistra. Sì, non interessa. Non interessa. C'è un problema e si tenta di risolvere. E la dinamicità è proprio data dalla cadenza costante con la quale noi continuiamo ad affrontare il Piano delle Acque, gli indirizzi che ci ha dato, e continuiamo ad incontrare tutti coloro che devono intervenire sulle indicazioni che derivano dal piano. Bene, grazie assessore. Abbiamo chiesto la presenza anche del sindaco di Pianiga per condividere queste problematiche e per parlarci anche dell'idrovia, perché Pianiga fa parte della conferenza dei sindaci della riviera del Brenta. Grazie. Innanzitutto mi complimento per la vostra iniziativa, è sempre bello vedere il territorio che parte e si unisce alle istituzioni nell'affrontare determinate problematiche. Qui siamo in una zona di confine e appunto i problemi che riguardano Dolo riguardano anche Pianiga, dove c'è la sensibilità per il problema idraulico e anche c'è la sinergia tra le amministrazioni comunali e le varie categorie che ci sono nel territorio. Come Dolo anche Pianiga è dotato del Piano delle Acque, alcuni problemi sono stati risolti in sinergia con l'ente consortile, ma al di là delle buone intenzioni, della buona volontà e delle sinergie, occorrono anche degli interventi strutturali. Interventi strutturali che in questo caso ce li aspettiamo dal genio civile, perché avere una protezione civile che funziona, avere il contatto tra le amministrazioni comunali per risolvere il problema, sappiamo che arriviamo fino a là. Ecco che allora su questa problematica si inserisce anche l'azione della conferenza dei sindaci, che all'unanimità ha sempre sostenuto e ha portato avanti la necessità finalmente di dar corso al progetto dell'idrovia, che potrebbe risolvere tantissimi problemi soprattutto nella parte per quanto riguarda la conferenza dei sindaci che vediamo nell'ambito di Fossò, Vigonovo e Pestrà, ma anche qui da noi. Quindi in un contesto come questo, in cui c'è anche la sensibilità per il problema idraulico, dove grazie al Piano delle Acque le amministrazioni comunali hanno cominciato da qualche anno, quindi dalla loro approvazione e da quando comunque purtroppo, perché si prende consapevolezza delle problematiche solo quando succede qualcosa di negativo, ecco che si comincia anche ad avere uno sviluppo urbanistico più intelligente rispetto al passato. E questa è la cosa fondamentale. Addirittura le amministrazioni con parte degli oneri vanno ad utilizzarli per andare a sanare e a mettere in sicurezza quella parte del loro territorio che soffre di criticità idraulica, criticità sempre evidenziate dal piano. Però questo non basta, e non basta se non ci sono degli interventi strutturali. Ecco che allora la sinergia della conferenza dei sindaci, che fortunatamente noi abbiamo questo organismo in Riviera del Brenta, sta facendo la sua parte. I comuni stanno facendo la loro anche con le singole realtà, dopodiché ci vuole l'aiuto di tutta quanta la società civile, indipendentemente, dicevo anche prima e trovavo condivisione, indipendentemente dalle appartenenze politiche, perché se l'acqua prima si definiva molto democratica, cioè nel momento in cui accade la problematica va in capo a destra, a centro, a sinistra, qui invece il buon amministratore deve avere il senso civico nel dire devo fare tutto il possibile per risolvere la problematica. Nel fare questo ci vuole un'azione incisiva da parte delle amministrazioni e una forte spinta anche in questo caso sociale per far sì che quegli interventi strutturali di cui il territorio ha necessità, che si vedono qui nel Seraglio ma nel Brenta con il franare degli argini eccetera, vengano fatti. Quindi bisogna che in qualche maniera le risorse vengano trovate fuori, altrimenti staremo sempre qui a fare comitati e quant'altro, ma non si risolvono i problemi. Quindi mi auguro che tutta quanto questa azione, mi complimento con voi, che vada a sensibilizzare ulteriormente la problematica e portandola avanti il più possibile in tutti quanti gli enti e le istituzioni che ci sono. Quindi per questo la reputo un'azione positiva, io sono intervenuto molto volentieri, sia perché è una problematica che tocca i miei cittadini, ma soprattutto perché da cittadino prima ancora che da amministratore questa problematica riguarda un po' tutti,
Quindi speriamo che pian pianino, come abbiamo visto che la sensibilità ha portato all'adozione dei piani delle acque e comunque anche il confronto tra le amministrazioni, la collaborazione e anche l'approvazione, ripeto, di progettualità e di documenti unanimamente all'interno di amministrazioni comunali di differenti colorazioni e appartenenze, sia di buon auspicio perché finalmente in qualche maniera sia gli organi competenti e comunque facciano quegli interventi di cui il territorio necessita. Bene, grazie al sindaco. Abbiamo con noi Legambiente, prego, Danilo. Sì, questo è il quarto o il quinto addirittura degli incontri che facciamo con gli amministratori sulla sicurezza idraulica e noi come associazione ambientalista non potevamo non essere al fianco anche degli amministratori in questa iniziativa di Brenta Sicuro. Riteniamo che la sicurezza idraulica sia uno dei principali problemi che c'è nel nostro territorio e che debba essere appunto affrontato giustamente coinvolgendo gli enti che sono incaricati di svolgere la necessaria sorveglianza delle opere di manutenzione, ma pensiamo che in questa fase, ecco, il progetto dell'idrovia, quindi il nuovo bando di gara che è stato depositato in regione, il bando di gara europeo per la progettazione preliminare dell'idrovia, sia finalmente l'inizio del compimento di quel disegno che, oltre a mettere in sicurezza con una portata adeguata dell'idrovia il bacino del Bacchiglione Brenta, quindi un bacino che interessa 500.000 di persone, sia anche un nuovo modo di affrontare la questione trasportistica. Quindi crediamo che liberare le strade dai camion, caricandoli su una chiatta da trasportare attraverso l'idrovia, dal terminal offshore, che il progetto anche quello ci risulta in stadio avanzato, dal terminal offshore a largo della bocca di Malamocco fino all'interporto di Padova, senza creare ulteriore cementificazione, come ricordavano prima gli amministratori, ecco, sia un'occasione storica per mettere in sicurezza un intero territorio, un territorio molto vasto, e per creare appunto anche, perché no, delle opportunità di innovazione e di lavoro anche per legate alla nuova via trasportistica. Ecco, quindi siamo a fianco degli amministratori in questa iniziativa e naturalmente siamo anche per portare un supporto affinché si vada a compimento di quest'opera ormai compiuta da 5 anni. Certo. Sarebbe un autentico cambio di rotta rispetto a quello che abbiamo visto ultimamente. Un cambio di rotta. Bene, noi con questo terminiamo la nostra tornata estiva degli incontri. In 4 giornate noi abbiamo visto 19 amministratori e 13 comuni. Complessivamente questi comuni rappresentano 130.000 persone, quindi già un campione abbastanza significativo. La nostra intenzione, se ci supportano, ci aiutano gli amministratori che ci hanno dato una disponibilità straordinaria fino ad oggi, dobbiamo dirlo, cioè noi abbiamo chiesto degli incontri, ci sono stati immediatamente concessi, quindi con tutti gli impegni che ha un amministratore locale. Quindi vogliamo continuare con questa tornata in autunno, toccando l'alta padovana, che sappiamo ha comunque degli affluenti anche su Brenta. Arriva qua. Il Bacchiglione, che non abbiamo toccato fino ad oggi, che fa parte integrante del problema idraulico nostro. E quindi il lavoro ce n'è tantissimo, noi c'è solo l'imbarazzo della scelta, quindi contiamo veramente di continuare in questi incontri, che non hanno la pretesa di risolvere i problemi, saremmo delusi se dicessimo questo, ma hanno semplicemente la pretesa, molto umile, semplice, di portare all'attenzione, di parlare di questi problemi. Quindi da questo punto di vista Brenta Sicuro si sente fortemente impegnato e vuole continuare in questa direzione. Grazie e ai prossimi incontri. Grazie ancora. Grazie.